ci vorrebbe il mare per andarci a fondo. Ora che mi lasci come un pacco per il mondo, ci vorrebbe il mare con le sue tempeste che battesse ancora e forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare dove non c'è amore, il mare di questo mondo da rifare, così che il tuo amore potrei cogliere. Signori, a lui è peggio di me, Marco Masini! Thank you very much! Ciao Marco! Ciao Marco! Senti, a parte questo pezzo che hai trasformato in heavy metal, voglio dire, sì, tu sei uno dei re del pop, lo possiamo dire tranquillamente, grazie, no? Ti ringrazio. E però hai avuto una vita abbastanza rock, da quello che so, sì, insomma. Com'è? Quando è che hai capito, insomma, che la musica ti ha cambiato, ti avrebbe cambiato la vita, ecco? Ma 30 anni di musica sono tanti. Pensa che questa versione è nata proprio da un fatto un po' strano che mi è capitato nel 92 a Budapest durante un Music Award. C'erano due tipi che si aggiravano nei camerini. Entra un ragazzo e mi fa: guarda, ci sono questi due che ti vogliono parlare. Io faccio entrare e mi accorgo che sono Quincy Jones, il produttore di Michael Jackson, e Bryan Adams. E mi guardano così, un po' incagnesco. Ho detto: vai, che no, figura ho fatto, perché avevano visto il mio, sì, mio passaggio, sì, no? E a un certo punto in inglese mi fanno: guarda che tu hai una voce, sei italiano ma hai una voce americana, tu hai sbagliato musica, non devi fare il pop, devi fare il rock, ma il rock è pesante. E allora posso, io mi sono dire che poco Brian Adams c'è un po'... sì, un po' di rock ce l'ha. Allora io mi sono immaginato come sarebbe, ci vorrebbe il mare fatta rock. E allora sono venuto qua, ho approfittato del gruppo. Devo dire, veramente. Abbastanza. Ma parte arrangiata. Picchia. Più di questo non abbiamo potuto fare, signori, uno dei più grandi. È rock, è rock. È più grande, molto, molto rock. Anche pop, anche pep. È pop, dipende, rock, dipende, pep. Dipende. Oh, chi è? Chi è? Usa, Giannini. Oh, vai. Gio. Inutile stai lì a fare domande, le cose rock. È un Masini. Ma chi? Lui. Perché noi? Oh, Giorgio. Ma io lo conosco benissimo, ma sono 30 anni e lo conosco. Lo so. È un Masini. E sono io, Giorgio. Mi somigli molto, bravo. Sono io. Ma lo dice lui. No, ma non è lui, perché può fare quei pezzi lì, Masini, dai. Lo dici tu. Lo conosco bene, Marchino, è un sosia. Tu sei tale quale, però non è Masini. La barba. Tu lo vedi, c'ho la barba, no, sono io. Lo so, la barba è appicciata con la cosa. Sì, è appicciata. Ora in realtà. Ora mi piace la barba. No, perché il vero Masini è questo qui. Ti innamorerai, forse non di me. Stare ferma lì e succederà da sé. Se sarà bello da guardare come un poster di James Dean, sarà dolce la paura sganciandosi blue jeans, sarà grande come il mare, sarà forte come un dio, sarà il primo vero amore. Quello che non sono io. Che sì che sei il vero Masini. Mea quello di là. Si spacciano per Masini, ragazzi. Roba da matti. Allora, come stai, Marco? Tutto a posto? So che stai scrivendo, perché insomma ci si sente spesso, ci si messaggi. Ma che vuoi fare? Vedo le tue storie su Instagram. Scrivi, lavori nel tuo studio là. Beh, mi sono fatto un bunker, mi sono fatto un rifugio. Del un tuo eremo, sì. Scrivi cose belle, mi raccomando. Sì, no, sì. Ma insomma, ci raccontavo, no, quando abbiamo pensato di invitarti in questo show, raccontavo con gli amici, con gli autori anche
quello che ci è accaduto, ci è accaduto le cose, perché dovete sapere, io e Marco, oltre a tutto, ci frequentiamo nella vita, no? Ci conosciamo da tanti anni, se veniamo dalla stessa provenienza artistica, insomma. Artistica. Poi, tra l'altro, siamo amici anche con quegli altri due. Sì, Conte e Pieraccioni, sì. Credo che tu abbia visto Carlo, avrai incrociato sicuramente. Mi sembra averlo incrociato. Insomma, dicevamo che ci andiamo anche in vacanza insieme, sei andato, sì, a Capri, sì, ti ricordi a Capri? Sì, a Capri ci è successa una cosa meravigliosa. Bellissima. Che raccontiamo sempre perché è divertente. Una mattina io e lui si esce dall'albergo, si va a fare la passeggiatina nella piazzetta di Capri. Giornale, caffeino, ciabattina, boxerino. Passiamo davanti a un negozio e una signora di fronte al negozio appena ci vede fa: no, non ci posso credere. Marco Masini e Giorgio Panariello insieme. In una botta sola. In una botta sola. Non ci posso, ma che fortuna. Ma mi posso chiedervi una cosa, no? E sicché noi, certo, un autografo. Una foto. No, no, video, ma che foto del video? No, una, voglio chiedervi un foto. E sicché noi, signora, dica pure, che mi date una mano a alzare la strada cinese? Non ci arrivava. No, ci siamo montati uno sopra l'altro. Come quelli che mentre si camminava per strada. Ti ricordi? Ti dico, come ti disse una, cioè tu. Quello, ciao, oddio, oddio, chi è? oddio, ciao, chi è? Cioè non riusciva. E quello, guarda chi c'è, Marco Panariello. Marco Panariello, esatto, la gente, vabbè, fa confusione, ma insomma. Quella anche, quella. Io sono una tua fan, quella al ristorante. Ah, sì, mentre si mangiava. Ah, mentre si quella mangiava, che si appoggiava. Sì, sì. Mentre si mangiava, a un certo punto lui era di fronte a me, io ero qua. Una signora viene, si appoggia a me così e parla con lui. Sì. E gli dice: guarda, Masini, io sono una tua fan. C'ho tutti i dischi di Vasco Rossi. E tetto gli rispondesti: oh, ma mi appoggia. Panariello! Bono, stia Bono lei. Stia Bono, che non mi fa neanche tanto ridere, lei mi disse. Ma insomma, abbiamo accomodato tutti i colori. Poi nei locali a suonare, a un certo punto, e tu incantavi tutti, perché poi quando parti con le tue canzoni ti venivano dietro tutti. Mi chiamavano. Sì, mi chiamavano. Per esempio, c'era quella, qual era che facevamo? Ah, questa era quella. Volevamo questa. Bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico. E ora mentre vado a fondo tu mi dici sorridendo: ne ho abbastanza. Bella stronza. Sai, no, lì ne facevamo una dietro l'altra, erano tutte belle, cioè le sapevano tutte. E poi ci si divertiva anche a fare il nostro amico il Fred. Il Ruzzo. Il nostro amico, come faceva Fred. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona. Grande. L'unica cosa, allora, noi ti ringraziamo per la tua presenza, per il pezzo che ci hai fatto prima. Grazie, per grazie tutto, grazie davvero, grazie Marco, di essere stato con noi. Un'unica cosa, tu hai mai fatto canzone a richiesta? Posso? Le dediche, esatto. Sì, sì, sì. Ecco, posso chiederti allora di fare una canzone, una sì. dedica. Sì, vorrei sì. dedicare la prossima tua canzone a Marco Ciallini. Sì, ce l'ho pronta. Mi fai questo sì, piacere? Sì, bene, sì. Grazie. Allora, fammi sentire sì. che canzone vogliamo dedicargli. Questa. Vai. Se mi guardo nello specchio, con il tempo che è passato, sono solo un po' più ricco, più cattivo e più invecchiato. È l'amara confessione di un cantante di successo, forse è l'ultima occasione che ho di essere me stesso. Tutti insieme, Giallini! Vaffanculo! Giallini! Oh. Vaffanculo! Divertiti. Grazie Marco, grazie davvero. Grazie a voi. E torna presto a trovarci, tanto noi ci volentieri. Siamo. Sicché, va bene? Grazie davvero Marco. Grazie da tutto Marco.